Salve a tutti! Sono Willis. E spluffate, benvenuti in un nuovo video su Piante contro Zombie! Nuovo nella stagione 2. No, nella stagione 3, perché questo qui c'è è nella 3. Nella 3, non c'è scritto 3, ma è la battaglia di Neighborville. Neighborville, ce la farò a dirlo. Neighborville. Ok, bravissimo, spluffete. Sono bravissima a dirlo. Ok, abbiamo sì. questo nuovo gioco, nuovo per modo di dire, perché è un po' che è uscito, però andiamo a presentarlo solamente ora, qualcuno di voi lo conoscerà, qualcuno di voi no. Comunque sia il proseguo di Piante contro Zombie, parte seconda, come potete vedere, Piante vs Zombie, battaglia for Neighborville. Neighborville! Bravissimo, spluffete, sono il babbo insomaro. Allora, siamo qua, mi raccomando, come avete visto, iscrivetevi al canale, lasciate un bel like e attivate la campanellina, mi raccomando, iscrivetevi. Ecco che andiamo a presentarci, sono, come sì, potete vedere, dopo l'inizio abbiamo la possibilità di scegliere quattro cose, aumento di livello personaggio, offerte di rooks disponibili ora. Di tutto. Ottieni sfere premio, esplora. Ok, noi siamo andati a fare esplora. Esplora, sei sicuro? Cosa, sì. Cosa stai controllando? Sto controllando se ci sono certe cose. Parla ad alta voce. Certe cose che sono gratis lì, al vecchietto piccolo. Ah, ok, quindi sei andato al magico chiosco? Sì. Ok, stiamo scegliendo i personaggi, come potete vedere, fra gli zombie in questo momento. Sì. Ce ne sono diversi, ce ne sono. Sì, giusto, giusto. Tutti molto carini, specialmente questo anni 70 con un cespo di capelli che non finisce più. Abbiamo la nostra pianta carnivora, abbiamo il nostro draghetto, abbiamo il fungo, abbiamo un cactus. Il fungo ninja. Ah, il fungo ninja. Ok, questi qua invece sono sia il fungo che il draghetto, il cactus, sono tutti fra, come del resto la pigna che si trasforma poi in albero, sono tutte piante, sono, come potete chiaramente capire da voi stessi. Ti lascio la parola, spuffete, perché penso sì, che stai per partire nella missione. Nel portale delle piante, lì, proprio lì dove c'è l'azzurro, il portale azzurro. Entri, fai le missioni, ottieni i soldini, ottieni le stelle, quella con baleno, i diamanti e basta. Avete capito, ragazzi? Alza la voce, non si sente, spluffete. Parla avete più alto. Avete capito, ragazzi? Non si saprà mai perché non ti possono rispondere in questo momento. Lo so. Cavolo. Ok, siamo pronti a sbloccare e a selezionare un personaggio. No, sbloccare! Oggi sei impazzito. Oggi, ragazzi, è impazzito Willis. Per quale motivo? Perché hai detto sblocchiamo, perché sei pazzo quando hai detto sblocchiamo. E invece cosa stai facendo? Ho scelto il zombie, quello che ha la palestra, i muscoli, da zombie, i capelli marroni, la sciarpa rossa, la maglia azzurra, uguale ai jeans, la maglia uguale ai jeans, con il giallo, con la faccia di zombie, con la faccia di bombi? Zombie, non bombie, zombie. Ah, ok, pensa a bombi. Pensavi bombi, eh? Ecco che sei partito nella tua magica battaglia, spluffete, come sì, possiamo giusto, vedere. Sì, giusto, sì. Ammazziamo un po' di piante perché sono un zombie e le piante distruggono distruggono le piante e le piante distruggono gli zombie. Avete capito? Speriamo di sì. In lontananza sentiamo anche Chantal che canticchia.
San Chantal. Non ci può sentire perché in questo momento credo che sia in stereofonia, quindi non ci sente. Sì, con il telefono. Ok, cioè, quindi concentriamoci sulla battaglia. Questo qua chi è? Sì, è lo zio Zen che è fortissimo, che spara con la sua bacchetta le palle di fuoco. A me mi sembrava Mago Merlino. Non è Mago Merlino. Beh, è travestito da mago però. Sì. Quindi? Quindi dobbiamo ucciderlo. Scherzavo, un mago di zombie. Ok, quindi cosa può fare lui? Può fare le sfere, quelle blu, le lancia, le addormenta con la... La nuvola blu. Con la nuvola? Blu che dorme con gli occhi neri, la bocca nera, chiusa, semichiusa. Ok. E il naso. Ok, beh, il naso ce l'hanno tutti. Comunque ci tenevo a precisare, te ne sarei accorto anche te, Spruffet, che rispetto a Piante contro Zombie 2, la battaglia per Neighborville, stavolta ce l'ho fatta a dirlo. Questo gioco è più graficamente è molto più bello. Mi lasci la parola Neighborville 3. Stavolta hai sbagliato. Neighborville. Stavolta l'ho detto bene. Neighborville. Bravissimo. È più bello dell'altro Piante contro Zombie. Piante contro Zombie 2 era bellissimo e questo giro è ancora più bello dell'altro. Sì, perché ci sono nuove missioni, ci sono nuove cose coinvolgenti, l'hanno diciamo migliorato. Che è più bello. È più bello, sì. Almeno a nostro parere è più bello, poi dopo giudicherete e lo proverete anche voi se siete dei giocatori e degli amanti di questo tipo di gioco. Praticamente tanto alla fine della giostra è uno spara tutto, comunque sì, abbiamo capito. E quindi in buona sostanza l'hanno migliorato molto graficamente, molto più bello, molto più definito, i colori sono molto più belli. Sì, molto più belli. Fa molto la differenza l'equipaggiamento tecnico, sia lo schermo che avete, sia quello che utilizzate, sia che sia un PC, sia che sia una console. Chiaramente se avete un buon PC e una buona scheda video cambia completamente. Sì, ed è così, insomma. In buona sostanza questa qui è la battaglia. Che cosa devi difendere? Spluffa, che devi difendere quel magico trasformatore. Di che cosa si tratta? Della base degli zombie, che è una torre che è nuova, è più bella dell'altra, però in realtà è più bella quella delle piante che quella dei zombie. È più bella quella delle piante. Ok, ma in questo momento cosa stai facendo? No, è uscito il fagiolo! Tre fagioli e un peperone! Ma che cos'è, una slot machine? Ok, cosa stavi facendo? Stavi cavalcando un missile? No, stavo cavalcando la mia con i prison. Trovi il missile, però stai sotto il missile, non parte, non esplode, non parte tra di loro. Spara i missili, però dai lati destro e sinistro. Ah, ok, grazie. Abbiamo qua adesso anche il nostro magico fagiolo, che lui è veramente forte, almeno nella vecchia, nel vecchio gioco era fortissimo, non so in questo. Spluffete in questo qui è forte anche qui il fagiolo come nel vecchio gioco? No, perché fa lo sputo nella bocca, non negli occhi, nella bocca, è più forte dalla bocca che dagli occhi. Ah, ok, quindi non spara i laser come facevano nel vecchio gioco, nel Piante contro Zombie 2.
In questo qui, nella battaglia di Neighborville, praticamente lui sputa dalla bocca e non spara raggi laser dagli occhi, giusto? Giusto! Ok, speriamo vi sia piaciuto, rimanete Sì? con noi, vi presenteremo sempre nuovi giochi. Iscrivetevi al 2000 canale like per questo video. Ciao ciao! e iscrivetevi al Arriva canale, sei stupida! ciao!